professor Alfonso comincia a Napoli una raccolta firme per un referendum per chiedere la fine dell'austerità. Che cosa significa? Significa che noi abbiamo avuto in Italia e in Europa, dalla crisi del 2007 in poi, politiche di austerità, cioè politiche di taglio della spesa pubblica e aumento della pressione fiscale. Taglio della spesa pubblica significa che lo Stato spende sempre meno per la sanità, per la scuola, per l'università, per sostenere le imprese, per aiutare i disoccupati e per contro aumenta anche la pressione fiscale e questo sta strozzando l'economia. Anziché riprendere a crescere, l'economia va sempre peggio e la disoccupazione continua a aumentare. È il caso di dire basta a queste politiche. Voi mettete sotto accusa i vincoli europei, in particolare il Fiscal Compact, ma perché e quali sono gli effetti di tutti questi vincoli, soprattutto al Sud Italia e in Campania, a Napoli? Sì, noi mettiamo sotto accusa la legge 243 del 2012 che applica il principio di pareggio del bilancio in Costituzione. Si tratta, come dicevo prima, di politiche che stanno riducendo la crescita e aumentando la disoccupazione. Gli effetti sono drammatici in tutta Italia, in tutta Europa, in particolare nelle periferie come nel Mezzogiorno. Pensate che qui abbiamo un valore del prodotto interno lordo nel Sud Italia che è il 15% più basso rispetto al valore del 2007 e la disoccupazione è aumentata il doppio di quanto non sia aumentata nel resto d'Italia. Quindi sono politiche che stanno mettendo in ginocchio l'economia e la società italiana e del Mezzogiorno in particolare, quindi occorre firmare presso questi banchetti che stiamo allestendo in questi giorni per i quattro sì al referendum e quindi dire stop all'austerità. Quali sono le forze politiche che sostengono questa battaglia? Guardi, il comitato che ha promosso il referendum è un comitato di economisti e di giuristi trasversale, cioè ci sono studiosi di tutte le formazioni politiche e come di tutte le sensibilità politiche in realtà, più che formazioni politiche. Le adesioni sono massicce, abbiamo l'adesione della CGIL che sostiene il referendum, abbiamo l'adesione di una bella parte consistente del Partito Democratico, di tutta la sinistra, abbiamo l'adesione anche di forze della destra, come per esempio Fratelli d'Italia, proprio ieri Di Crosetto ha dichiarato di sostenere questo referendum. Quindi le adesioni sono massicce, si stanno ampliando sempre più perché nell'interesse generale dei cittadini italiani dire stop all'austerità. Il governo come si sta muovendo in tal senso? Guardi, il governo sta provando a chiedere più flessibilità in Europa, però la sua voce è flebile in realtà in Europa, non si sa cosa riuscirà a ottenere e c'è il forte rischio che in realtà si ottenga solamente una sorta di austerità flessibile, cioè solamente piccoli margini temporali o poche risorse in più, questo non sarebbe sufficiente. Per questa ragione il referendum è importante, per spingere dal basso, per far sentire la voce del popolo italiano contro queste politiche, per far montare in Europa la contestazione contro delle politiche che producono disoccupazione, che non fanno crescere l'economia e che producono quindi il disastro sociale.